Cioè, amiche e cioè amici, si può sedurre con l'indifferenza. Come sedurre con l'indifferenza? L'indifferenza è uno strumento di seduzione in molti casi, perché è un modo per, diciamo, andare a destabilizzare l'altra persona. Ovviamente va utilizzata nel modo giusto. Perché l'indifferenza può sedurre? Perché se tu sei indifferente a una persona, non ti dimostri, diciamo, non ti dimostri, come si dice, dipendente da quella persona, non ti dimostri bisognoso nei confronti di quella persona, non insegui eccessivamente, e quindi è come se creasse una sorta di vuoto, è come se la parte emotiva dell'altra persona dicesse: ma perché questo non è minimamente interessata a me? Soprattutto nei casi in cui, diciamo, e hai a che fare con una persona che invece è molto desiderata, molto cercata. Con queste persone qua funziona molto di più l'indifferenza. Con uno o con una sfigata che non cerca mai nessuno, beh, tu ti vai a allineare al suo schema, dirai: beh, è il solito. Ma con uno molto ricercato, corteggiato, che piace, l'indifferenza è una grande interruzione di schema. E poi, tra l'altro, l'indifferenza non fa neanche vedere rabbia, astio, rancore, perché se tu sei incavolato con una persona, per dire, e lo blocchi su WhatsApp, certo, ti fai vedere che è rabbia. La rabbia è comunque un collegamento, un legame. E per mantenere un legame con una persona, dice il buddismo, anche di vita in vita, sono due le cose che creano un forte legame karmico: il grande amore e il grande odio, l'avversione e l'attrazione. E quindi, diciamo, se tu dimostri di essere arrabbiato o astioso nei confronti di una persona, o lo guardi in cagnesco, insomma, e dimostri di fatto di essere in qualche modo coinvolto, e poi le due facce della stessa medaglia si ribaltano. Per cui si può passare dall'odio all'amore. Quando una persona di cui sei innamorato o innamorata ti lascia, inizi ad odiarla. Però è sempre quell'energia di legame che si trasforma in odio. Invece l'indifferenza è qualcosa di diverso, per cui interrompi molto lo schema, sarà l'altra persona che sarà spinta a cercare di capire, a cercare di conquistarti. E l'indifferenza, se usata nel modo giusto, è veramente una potente arma di seduzione e di coinvolgimento. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. La domanda va postata nei commenti ad un video e poi riceverai un video di risposta. Se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Ciao!